Grazie. Presenza di ActionAid ai mondiali antirazzisti. La WISP con ActionAid condivide da qualche tempo una serie, diciamo, di progetti, ma anche di presenza in alcune realtà dove i cosiddetti corpi intermedi, le organizzazioni, associazioni sportive di promozione sociale come la WISP, ONG come ActionAid, anche in altre realtà condividiamo, diciamo, mi verrebbe da dire così, un'idea di mondo, una visione di mondo. Cosa sono i mondiali antirazzisti? Voi sapete che questa è la 22esima edizione di mondiali. Mondiali antirazzisti nasce come progetto 22 anni fa, da un'idea tra l'altro avuta da Carlo Balestri, che avrete visto girare, che è il responsabile, diciamo, anche dei mondiali antirazzisti e delle politiche internazionali della WISP. Nasce all'interno della rete FARE, Football Against Racism Europe. E, non conosco bene l'inglese, però della roba è questa, e nasce da un'idea di mettere insieme i tifosi, la tifoseria dei gruppi ultra delle squadre europee contro il razzismo. Il tema è fondamentale promuovere la cultura popolare del tifo attraverso la cultura antirazzista. Quindi 22 anni fa, di fatto, noi siamo partiti, le edizioni, le 22 edizioni sono sempre, diciamo, sono state realizzate in Emilia Romagna. Siamo partiti da Montefiorino, Montecchio, Casalecchio di Reno, Castelfranco Emilia. L'idea era dare in mano ai gruppi ultra, nel tempo poi chiaramente delle 22 edizioni questa cosa si è via via trasformata, ai gruppi ultra europei e italiani anche l'allestimento dei vari stand. Quindi la caratterizzazione e la realizzazione dei mondiali antirazzisti era data in mano, mi verrebbe da dire, anche dentro una condivisione su diversi elementi, diciamo, di autonomia anche che caratterizzavano i vari stand, dalla piazza antirazzista alla distribuzione, diciamo, del cibo a vario titolo, ai gruppi appunto ultra europei e italiani. Perché i mondiali antirazzisti, che al di là, diciamo, della promozione della cultura antirazzista, rappresentano anche una delle risposte alternative alla pratica sportiva. Era questo un altro degli obiettivi che la WISP voleva raggiungere. Adesso mi giro perché hanno diritto anche gli altri, scusate le spalle. La cultura antirazzista, e dicevo, voleva essere anche una risposta a quello che era la cultura sportiva e che è ancora oggi la cultura sportiva diffusa nel paese. Come voi sapete, se non lo sapete lo racconto io, il nucleo centrale dell'attività sportiva dei mondiali antirazzisti è il calcio, ma nel tempo si è anche, diciamo, caratterizzato di presenza di attività di pallavolo, di basket, di rugby, di ping pong, di giochi da tavolo, giochi tradizionali, presenza tra l'altro anche di centri estivi, quindi ragazzini che confluiscono nei giorni della festa e vivono la festa venendo anche da altre attività della WISP. Qual è la caratteristica del gioco che si realizza all'interno dei mondiali antirazzisti? Non ci sono le regole del calcio, per esempio, sul calcio. Non c'è l'arbitro. Si gioca con le regole soprattutto in autogestione, quindi c'è anche un tema della promozione del rispetto dell'avversario, del riconoscimento di quello che deve essere anche il risultato sportivo. Quest'anno, tra l'altro, è stata anche aggiunta un'altra regola per evitare, per esempio, la mortificazione dello squilibrio delle squadre di subire molti gol. Si è deciso che la squadra che sta perdendo per due gol di scarto può avere diritto all'ingresso di un giocatore in più senza fare la sostituzione. Quindi la regola è non decidere la pratica sportiva attraverso quelle che sono invece le regole dello sport ufficiale. Quindi promuovere nei giorni della festa dei mondiali antirazzisti un'idea di sport che è completamente diversa, il diritto di giocare per tutti. Quest'anno il 62% delle squadre partecipanti sono composte da squadre miste di uomini e donne. Vi racconto un'esperienza molto bella che ha vissuto i mondiali antirazzisti. C'è stato un anno, adesso non ricordo di preciso quale, non so se eravamo già qui a Castelfranco o in occasione delle edizioni di Casalecchio di Reno, si era alzato un bel po' il livello dell'agonismo di quella edizione. C'è stata una assemblea dei gruppi sportivi seduti così in mezzo ai campi come siamo adesso oggi noi,
e hanno deciso che le finali non si svolgevano delle normali gare, ma si sarebbero svolte semplicemente ai rigori. Questo perché tutti avevano chiaramente, diciamo, vissuto questo agonismo che stava crescendo, e invece, siccome lo spirito dei mondiali antirazzisti è soprattutto la fratellanza, la convivenza, anche la gioia e il divertimento, soprattutto, perché no, devo dire, la presenza anche, diciamo, dei gruppi musicali e del servizio di ristorazione è legato assolutamente a questo, quindi soprattutto un luogo dove ci si incontra attraverso la pratica sportiva per poter, diciamo, scambiare anche culture, esperienze, territorio, sempre appunto nella logica e nel tratto della promozione della cultura antirazzista. E nel tempo, chiudo, i mondiali subiscono chiaramente delle trasformazioni, quindi nelle 22 edizioni non sono più prevalenti le presenze dei gruppi ultra, ma le presenze delle squadre e anche dei frequentatori esterni, diciamo, alla festa dei mondiali antirazzisti è diventata soprattutto territorio, quindi cooperative che lavorano magari all'interno nel rapporto con rifugiati, con richiedenti asilo, con tutto il rapporto anche delle migrazioni che tanto sono tra l'altro di attualità. Ne approfitto per dire che la WISP costantemente non promuove atteggiamenti di disumanità che stiamo ascoltando e che stiamo vedendo, diciamo, in questi giorni, difende l'azione legittima e lodevole delle ONG. Le ONG svolgono un altro lavoro che non è quello appunto legato a tutto, diciamo, la conflittualità che porta la politica o le istituzioni, quindi se la fanno da sé. Il rapporto delle ONG è intervenire per salvaguardare, diciamo, e riconoscere, affermare i diritti umani delle persone, quindi i diritti umani di tutti. Questa trasformazione ha portato, come dire, anche alla presenza, come dicevo prima, non necessariamente, ci sono ancora, ma non necessariamente, di squadre che sono composte appunto da gruppi ultra, ma che sono invece composte da esperienze di cooperazione o piuttosto che di associazionismo o anche di semplici libere persone e amici che compongono le squadre e vengono qui a svolgere, diciamo, i mondiali e quindi a partecipare alle gare. E chiudo davvero dicendo la cosa che credo sia particolarmente apprezzabile è proprio l'esperienza che voi, anche se io sono arrivato tardi, ma immagino qualche battuta con Marco l'ho scambiata, con Marco De Ponte, la cosa, diciamo, più lodevole, credo, più interessante dei mondiali antirazzisti è esattamente questo tipo di esperienza, cioè costruire nell'arco delle giornate dei mondiali anche dei laboratori di scambio, quindi culturale, sul tema appunto dell'antirazzismo, della prevenzione, della promozione della convivenza, di rapporti pacifici tra le persone, perché ripeto, mondiali antirazzisti e la WISP da 70 anni, quindi questa 22esima edizione cade nel 70esimo anniversario della nostra associazione, vuole costantemente, prima di tutto, promuovere i diritti per tutti, attraverso la pratica sportiva, ma un riconoscimento dei diritti per ognuno. Diritto di cittadinanza alla pratica sportiva, diritto di cittadinanza e anche di poter usufruire attraverso la piena cittadinanza di quelli che sono i diritti appunto di ogni persona. E credo di aver detto più o meno tutto, diciamo, sui mondiali antirazzisti. Ti ringrazio. Vorrei dirvi alcune cose che oso definire, poi vedete come la prendete, oso definire politiche. E perché parto da questo? Perché oggi nel nostro paese, forse in tutto il mondo occidentale, quando uno dice mi arrischio su un discorso politico, scatta la mossa dell'antipolitica, cioè questo non è il lavoro che devono fare le organizzazioni civiche, questo non è quello che ci si aspetta facendo la pratica sportiva, e si associa immediatamente la politica solo a quella che è, diciamo, la democrazia rappresentativa per i paesi dove funziona, cioè ci si aspetta che politica sia solamente l'esercizio del diritto di voto quando questo diritto di voto si può esercitare. Qua ci sono anche colleghi stranieri, ricordiamoci sempre che in questo paese questo diritto non era sempre scontato. Allora, io invece vorrei dire due cose semplici di politica.
Voi siete ai mondiali antirazzismo oggi in un paese dove si dibatte tanto se metà o più della metà del paese sia razzista o meno. Quelli che dicono che lo sono, altri, e quelli che accusati di essere razzisti dicono ma no, non hai capito niente, figurati se sono razzista, eccetera. Quello che è certo una cosa è che nel nostro paese più di anni addietro, in questo momento, c'è una tensione ad escludere invece che ad includere, e non solo ad escludere quello che è diverso perché la cosa più semplice e eclatante è magari una razza diversa, ma ad escludere quello che ha meno mezzi economici, ad escludere quello che ha un orientamento sessuale diverso, ad escludere magari chi è più giovane, perché figurati se un ragazzo di 16 anni può confrontarsi con chi ha una lunga esperienza politica. Allora, in questo paese dove la logica dell'esclusione tende a prevalere, io penso che bisogna avere il coraggio tra noi, e quando dico tra noi dico le associazioni, chi vi ha fatto lavorare in questo percorso che avete fatto, ma soprattutto voi nelle vostre classi, di dire che c'è da recuperare un senso della politica. La politica che cos'è? È ciò che interessa alla polis, cioè ai cittadini. Non è altro. Ciò che interessa i cittadini che cos'è? Può essere sicuramente la grande scelta di politica nazionale, il posizionamento se dobbiamo essere amici di un paese piuttosto che dell'altro, ma in realtà è semplicemente poter costruire decisioni che riguardano le comunità nelle quali viviamo in un dialogo, che dice un grande economista, premio Nobel per l'economia, Amartya Sen, deve essere sempre aperto, informato, ragionevole e se serve anche acceso. Allora, la democrazia è abituarsi a esercitare questo dialogo, non è solo mettere, diciamo, una scheda nell'urna una volta ogni 5 anni. E allora il lavoro che organizzazioni come la nostra fanno, che avete fatto anche oggi passando da, diciamo, da un tavolo all'altro, ma soprattutto negli ultimi mesi, insomma, quando siete diventati agenti 0011, è stato questo, un po' abituarci ad arrivare a delle soluzioni per le cose che ci interessano. Allora, guardate, per voi magari è stato giustamente importante decidere se riqualificare una piazza, se andare a proporre il progetto all'assessore, se fare... diciamo, creare delle attività dentro uno spazio pubblico che gli è stato offerto. Queste cose sono importantissime perché vi riguardano. Però la cosa che noi tutti assieme, oggi siamo quasi 100 persone con tutti i ruoli diversi, dobbiamo secondo me cercare di fare è ricreare questi spazi per un dialogo veramente democratico in tutta quella che è la nostra vita. Questa, secondo me, è l'essenza della politica, ma è l'essenza dell'impegno civico. E secondo me bisogna che ci lasciamo, io vorrei che ci lasciassimo con questa consapevolezza. Cioè, la politica non è una cosa degli altri, la politica è la nostra potenzialità di contare come cittadini. I partiti politici, in qualche maniera, sono dei grandi aggregatori di consenso, cioè legata al mondo cattolico, alla Chiesa, che ha fatto le sue riflessioni, le sue battaglie, eccetera. Poi c'è stata una tradizione politica più secolare legata a quella che è stata la storia del Partito Comunista più grande del mondo occidentale. Queste due tradizioni politiche, pur scontrandosi, hanno generato moltissime di queste piazze, come quella che stiamo vivendo adesso. Hanno generato la possibilità di discutere delle scelte che le comunità dovevano fare. Probabilmente negli ultimi 20-30 anni queste piazze si sono ridotte o si sono svuotate, non ci va più nessuno perché i mezzi di comunicazione di massa danno l'illusione che il leader possa avere un rapporto diretto con tutti i cittadini, cosa che è un'illusione.